Non ricordo nulla. Mi sono reso conto di quello che era successo quando ho visto mia moglie che perdeva sangue. Ecco le prime parole pronunciate agli inquirenti da Antonio Napoli, psichiatra, testimone oculare dell'omicidio di sua moglie, Francesca Romeo, medico alla Guardia Medica di Santa Cristina d'Aspromonte, Reggio Calabria. La mattina di sabato 18 novembre, verso le 8, Francesca Romeo era in auto con suo marito. Era lui alla guida, mentre lei, stanca dopo il turno notturno alla Guardia Medica, era accompagnata da Napoli. I due stavano percorrendo la strada da Santa Cristina a Seminara. Ad un certo punto, mentre la Peugeot 3008 rallentava per affrontare una curva, uno o due uomini sono emersi dai campi, aprendo il fuoco. È stato un istante. Antonio Napoli è stato colpito al braccio da un proiettile che ha perforato il finestrino del lato guidatore. Il momento critico è quando Antonio Napoli, riuscendo a schivare il primo colpo, ha abbassato la testa per evitare il secondo, che invece ha colpito sua moglie al viso e alla spalla. Considerando questa sequenza, sorge la congettura. Se il killer ha sparato prima contro lo psichiatra, è plausibile ipotizzare che fosse lui il bersaglio dei sicari? Napoli è stato interrogato dagli investigatori, ma al momento non ricorda dettagli rilevanti per l'inchiesta. La sua testimonianza è fondamentale per individuare l'identità degli assassini. Potrebbe aver notato particolari fisici dei responsabili dell'attacco. Non sembrano esserci minacce o avvertimenti ricevuti dalla coppia. L'unica certezza, in questo caso, è l'assenza di legami con la criminalità locale, né di parentela, ma le modalità dell'agguato suggeriscono un'origine mafiosa. Per fare il punto sull'indagine, si è svolto un incontro in procura tra il professore della Repubblica, Emanuele Crescenti, l'aggiunto Santo Melidona, il sostituto Elio Romano, insieme agli investigatori della squadra mobile di Reggio Calabria e del commissariato di Tauria Nova, che stanno coordinando gli sforzi investigativi. È stata organizzata una fiaccolata a Seminara per commemorare Francesca Romeo, una professionista stimata. È emerso un contesto che potrebbe essere rilevante, legato alla situazione dei medici in Calabria. La mancanza di ospedali e personale nei principali pronti soccorso del territorio spinge spesso chiunque abbia bisogno, anche di cure gravi, a rivolgersi alla Guardia Medica, l'unico punto di riferimento per i residenti dei piccoli centri circostanti. Gli investigatori ipotizzano se qualcuno potrebbe aver richiesto qualcosa alla dottoressa, magari solo una prescrizione per un farmaco particolare, e lei potrebbe aver rifiutato. Oppure, come si sussurra in paese, potrebbero essere coinvolti i terreni di proprietà della coppia, potenziali oggetti di interesse per più persone. Questo non sarebbe un caso isolato. Pensate all'omicidio dell'imprenditrice Maria Chindamo a Laureana di Borrello. Gli inquirenti hanno emesso un mandato di cattura per Salvatore Ascone, vicino di proprietà di Maria, che si presume avesse interesse ad espandere le sue terre a scapito di Maria, offrendole una somma irrisoria. Questo presunto movente si intreccia con un'altra motivazione di natura familiare. Il marito di Maria si suicidò un anno prima della sua scomparsa, incapace di accettare la fine della loro relazione. Qualcuno, nella cerchia familiare di Ferdinando, sembra aver desiderato punire Maria per questo. Quindi il piano criminale sembra una combinazione pericolosa di motivazioni personali ed economiche. Allo stesso modo, Luigi Ioculano, medico di Seminara, che lavorava a Gioia Tauro, fu assassinato dall''ndrangheta il 25 settembre 1998. Era un professionista brillante e coraggioso, attento ai problemi ospedalieri, agli appalti, e si oppose con fermezza alla costruzione di un termovalorizzatore nella piana, interferendo con gli interessi delle cosche locali. Fu ucciso a pochi passi dall'ingresso del suo studio, nel centro di Gioia Tauro. Ma cosa è successo a Francesca Romeo? Era una persona rispettabile, dedita al suo lavoro. Conduceva una vita normale, svolgendo le sue giornate con regolarità. Eppure,